Salve, salve a tutti. Secondo libro della serie Rileggiamo Yoshua, eccolo qua. Viaggio alla fine del millennio. Bellissimo libro. Viaggio alla fine del millennio perché, beh, innanzitutto è una storia che si svolge alla fine del millennio, vicino all'anno 1000, secondo il calendario cristiano. Di che cosa parla questo bel libro di Yoshua? Parla di sostanzialmente tre uomini, e non solo loro. Uno è Ben Attar, che è un mercante ebreo marocchino di Tangeri, un socio, Abu Lufti, musulmano, e un terzo socio si chiama Abu Lafia, che è anche nipote di Ben Attar, che vive però in Francia, vive in Europa. Questa è la società, diciamo, che come funziona? Funziona il nostro socio musulmano, Abu Lufti, procura della merce in tutto il Maghreb, in tutto il Marocco, insieme al principale, in questo caso Ben Attar. Cosa fanno? La portano a Barcellona di solito, dove si incontrano con il nipote, Abu Lafia, e lì abbiamo lo scambio della merce nuova che viene portata con navi e dei tutti i guadagni, gioielli preziosi che sono emersi dalla vendita del materiale dell'anno prima. D'accordo? Benissimo. E Abu Lafia è scapolo, però ad un certo punto trova moglie una ebrea ashkenazita, un'ebrea che segue dei criteri, che segue dei riti, che segue delle idee diverse da quelle dei marocchini, degli ebrei del Marocco. E questo crea un grave problema. Perché? Perché Ben Attar ha due mogli. E questo fatto non viene assolutamente accettato dalla nuova moglie, viene chiamata così, che non vuole assolutamente che suo marito abbia una società insieme a queste persone che sono assolutamente al di fuori di quelle che sono le regole, secondo lei e secondo il suo gruppo di confratelli, quindi della stessa religione ebrei, che vivono appunto in Europa. Bene, questa possibile rottura dell'unione è gravissima e Ben Attar, con il socio musulmano, decide di andare dai nostri ebrei in Europa, in nave, attraverso l'oceano, e lì cercare di convincere la moglie del nipote che le sue condizioni sono accettabilissime. Parte in nave, il giro lo fa vedere anche nella cartina all'interno del libro. Come vedete, parte appunto qui da Tangeri, risale la Spagna, Guascogna, arriva fino alla foce della Senna e dopodiché arriva fino a Parigi. Successivamente arriva fino a Worms. Questo è il viaggio che fanno in nave. Succedono moltissime. Il viaggio lo fa, attenzione, con un rabbino che deve cercare di convincere gli ebrei dall'altra parte, con le due mogli, la prima e la seconda moglie, e con altri personaggi, insomma, di contorno. Bene, questa è la storia. Allora, c'è la storia del viaggio, l'arrivo a Parigi, la creazione di una specie di tribunale di ebrei, che deve prendere una decisione su questo, che potrebbe essere o addirittura la scomunica o l'accettazione di questa duplice di queste due mogli. Ci sono due momenti in cui ci sono due giudizi diversi in due posti diversi, prima a Parigi, poi direttamente, diciamo, nel paese natale della nuova moglie, e tutto il racconto succede. C'è una serie di episodi, una serie di colpi di scena che non sto qui ovviamente come al solito a raccontarvi, perché io vorrei dirvi quali sono le cose più interessanti di questo libro. Primo, la descrizione del rapporto in termini molto positivi di nostro Ben Attar con le due mogli, con la prima e con la seconda moglie. Ed è un rapporto totalmente diverso da quello che spero
credo, no, qualcuno può pensare, è un rapporto di amore, è un rapporto positivo. Le due mogli che però a Tangeri non si frequentano nel viaggio in nave, hanno avuto la possibilità di frequentarsi e di apprezzarsi. E allora lui racconta l'amore che prova per queste due mogli e l'amore che le due mogli provano per lui. Quindi è molto bello, ci sono anche aspetti di carattere erotico, direi, quindi viene descritto alcuni desideri, eccetera, di queste tre persone in modo molto, molto, molto bello. La descrizione della psicologia, dei pensieri delle persone, naturalmente in Yoshua è estremamente, come al solito, insomma, in tutti i suoi libri è molto approfondito, no? È molto, molto preciso. Un altro aspetto molto interessante è questa diatriba tra una tradizione, diciamo, africana e una tradizione europea, che in qualche modo si può riferire alla differenza tra i cosiddetti sefarditi e gli Ashkenaziti che abitano in Israele negli anni in cui è stato scritto questo libro. Siamo nel 94-96, è stato scritto in questi anni. E lo Stato di Israele ha subito un'evoluzione in quel tempo molto particolare. Prima della sua nascita, la maggioranza degli ebrei che lo abitavano era di origine Ashkenazita, naturalmente c'è anche quelli già residenti, erano pochi, e molti sono venuti dall'Europa e sopravvissuti alla Shoah. Una volta che si è formato lo Stato, anche a causa delle guerre con i paesi arabi vicini, molti ebrei che prima vivevano in Iraq, in Egitto, nello Yemen, eccetera, sono andati in Israele, in questo modo rappresentando quasi la maggioranza degli ebrei, cambiando completamente così la caratteristica iniziale dello Stato di Israele. E questo ha creato dei grossi problemi. Quindi Yoshua in qualche modo riflette anche con questo suo libro queste differenze. E la sua posizione evidente dalla lettura del libro è quella di un tentativo e dell'importanza di una pacificazione e l'importanza di sentire un modo unitario questo. E un aspetto interessante anche di questa unitarietà sono le date. Quando parla delle date, e più volte nel libro vengono citate, le cita tutte quante. Per esempio, leggo un pezzettino: così, nella freschezza mattutina di questo principio di settembre dell'anno 999 dalla nascita di Cristo, ultimi giorni del mese di Elul dell'anno 4759 dalla creazione del mondo per gli ebrei, i due si affrettano a giungere alla nave, eccetera. In un altro punto, che adesso non trovo, però cita anche Maometto, cioè gli anni che sono passati dalla nascita di Maometto. Quindi cerca di unire tutte queste religioni senza mescolarle, però mantenendo un rispetto di tutte quante, perché in questo ci sono ebrei che fanno parte di questo libro, ci sono musulmani e ci sono cristiani, perché i cristiani sono gli abitanti che sono in maggioranza nell'Europa. Fra l'altro questo, al fine del millennio, c'è anche una sorta di timore di quello che potrà succedere nell'anno 1000, nel quale secondo molti è previsto un peggioramento della situazione di vita degli ebrei. Ecco, questo libro è molto bello perché appunto parla di questo. Yoshua, ricordiamo, è di origine ebrea marocchina, nato naturalmente a Gerusalemme, qua è nato nel 36, purtroppo sappiamo che è morto, e da genitori originari del Marocco, ebrei del Marocco. Ecco, c'è tutta una serie di elementi che si mescolano in questo libro che lo fanno, secondo me, non soltanto bello, ma anche estremamente interessante per tutto quello che racconta. Eccolo qua. L'ho riletto, devo dire, molto volentieri, dell'Inaudi. La mia edizione costava 17.500 lire, adesso non sono più le lire. Buona lettura!